Il mazzo regolare sono quadri, cuori, fiori e picche, giusto? Tu hai detto il numero 8 è il re di cuori. Ora, se tu togliendo 8 carte ci fosse il re di cuori, sarebbe incredibile. Sincero, non conoscendomi, Sarebbe incredibile, sarebbe incredibile. sarebbe Io ti chiedo una incredibile. Mi tocca cortesia. offrire gli spritz. Se vuoi ti porto un po' di gente, però non è quello. Ora, la cosa incredibile, questo si aggira una alla volta girandolo il dorso, 8 carte, gira, togli 8 carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, io togliendo 8 carte, 6, io non ho fatto Incredibile, niente, ah Gianfra, io non ho fatto niente, solo io ero mago, cioè, solo io ero ma mago. la cosa interessante è che uno può pensare che sono tutti re di cuore, no, perché sono tutte carte diverse, io sono solo mazzo di cuore. Poi faccio una cosa interessante, Gianfranco, dato che sei simpaticissimo e mi fa piacere a me fare i giochi, tu sai che le carte sono un po', dicono i diavoli, no? E ti faccio capire cosa intendo. Dimmi sto quando vuoi tu, quando vuoi tu. Guarda le carte, fatto, mettilo dove vuoi tu, dentro o sotto là, mi mazzo sotto, poi mi chiudi tutto, io non voglio sapere niente. Io non posso Gianfranco sapere niente, sei d'accordo? Mescola anche. A Gianfranco, ci conosciamo dalla vita e mi mescoli. Allora Gianfranco, sei d'accordo che la carta tua sarà dentro da qualche parte, questo è ovvio, però non possiamo sapere in che punto. Quando un mago mescola, mescola di solito così all'americana. Poi può fare varie cose, va bene, ma poi ci sono i vari tagli. C'è il taglio UFO, una mia invenzione. Questa qua, guarda. Adesso Gianfranco, sei dentro, la tua carta, come ripetiamo, sarà dentro da qualche parte. Una carta potrebbe essere rossa, come potrebbe essere nera. Proviamo, io credo che la tua carta sia. È la rossa. È la rossa. Ok, metti il dito su quattro in cuori, giusto? E adesso stai attento, dimmi, stop quando vuoi. Quanti sono? Ok, vuoi che tolgo 1, 2, 3 o 4? Come vuoi tu? La 4. Quindi 1, 2, 3, questa, giusto? La mettiamo qua, tu stai facendo tu. Gianfranco, qui hai 4 di cuori e qui una carta qualsiasi, metti il dito sopra. Ora concentrati, che i miracoli esistono e io ci ho vissuto in primo ordine, non ti racconto per una cosa personale. Guarda, gira questa carta. 4 di cuori, gira questa. Non ci credo. Lo so. E non ho ancora bevuto. Non ho ancora bevuto. Bravissimo, bravissimo. Interessante. Bravissimo. Gianfranco, È interessante, ecco, io ti ringrazio di cuore, però grazie sai cosa? C'è una cosa che io concludo sempre il mio spettacolo, quando faccio gli spettacoli così, con il mentalismo finale, cioè cosa? Che tu questa volta pensa una carta che vuoi. Rossa, nera, picche, fiori, quadri, giusto? Ce l'hai, Gianfranco sincero, che segno sei per fare? C'è il meglio, ascendente lo sai per caso, peccato perché sai che non c'è bisogno. Oddio, cortesia, che carta è? Dimmi. Due di più. Gira. Vado a fare zucchine, peperoni e melanzane, non mi rimane altro. Hai arrivato a niente, sono. Lo so, sono proprio bravo. Io ti assumo. Ragazzi, datemi 20 euro per lo spettacolo. Che buona sostituzione, no?